E in pratica stavo sto tizio che stava facendo il ballo dell'iguana. E ancora una volta le mie doti da parcheggiatore sono le migliori. Alessio, tutto bene? No, credo di essermi sfondati i coglioni. Cordon bleu, sono arrivate le scorte che ho ordinato. Sì, adesso contatto il capitano, vedo se le sta sganciando. Sì, sto per sganciare le scorte, levatevi da là sotto, oppure evitatele. Anzi, non vi levate, vai, che altrimenti se ne pigliano qualcun altro. Sto per sganciare le scorte, preparatevi, stanno arrivando. Aiuto, si è staccata un'elica, mi sto ribaltando. Non vi preoccupate, andrà tutto bene. Ah! Cazzo! Eccole qua, vai! Adesso facciamo un bellissimo box opening, Roberto. Minchia! Vai, vediamo un pochettino cosa ci è arrivato. Madonna, non vedo l'ora, non vedo l'ora di aprire queste cose, che secondo me ci è uscita della roba di qualità. Esatto. Ci vuole un codice. Hai il codice? 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, si è aperto, vediamo un pochettino cosa esce da qua dentro. Aspetta, che non riesco a far uscire. Oddio, cosa è uscito? Aiuto, quanto è pesante! È normale, stanno 34 tonnellate di roba! Dammi una mano! Aspetta, è uscito un berretto militare, questo me lo metto, mi sta così bene. Dammi una mano, mi sto... Ah! Ah! Aiutami! Oh cacchio, oh cacchio, oh cacchio, aspetta, aspetta! Ah! Aiuto! Aspetta, aspetta! Spingi, spingi! Oh, minchia! Con questo che cazzo ci devi fare? Ci devo affettare la carne. A conoscerti non sarà mai carne di maiale, ma tipo umana. Esatto, Cordon Bleu, tu mi conosci troppo bene. Anzi, se non sbaglio, ho ordinato pure del cibo per il mostro Filippo. E anche per Squalifero. Eccolo qua. Oh, cazzo, è rientrato. Ok, cazzo, si è ficcato. Ok, questo è per Filippo, che Filippo gli piace pasta e zucca e quindi gli ho ucciso una zucca. Mettiamola di là. Adesso dovrebbe essere arrivato quello per scuola. Minchia, quanta roba che c'è qua dentro. Che sta puzza di merda. Minchia. Ok, l'ho trovato il cadavere, c'è una puzza di merda incredibile. Non mi sembra così morto il cadavere che ho ordinato. E infatti sono vivo. Oddio, oddio, richiudilo. Usa il macete, bravo. Oddio, ammazzalo, ammazzalo. Ok, Gordon. Madò, Gordon Bleu, dove cazzo glielo hai ficcato? È ancora vivo. Ok, adesso dovrebbe essere più che morto. Perfetto, adesso continuiamo il box opening. Buonasera. Minchia, Roberto Mela, ciao. Che cazzo state facendo? Niente. Che cazzo stanno facendo? Stanno ammazzando i cristiani. Che sono sti due cadaveri? No, sono usciti da dentro le scorte che ci sono arrivate. Cazzo c'è Narnia là dentro. Diciamo. Sì, c'è ancora un casino di roba. Guarda cosa c'è uscito. Un bel macete. Prendilo, Peppe. Roberto, sei pazzo? Mi vuoi ammazzare? Madò, facciamo così. Il macete. Ecco. Allora, il macete. Oddio, oddio. Attenzione, attenzione. Roberto ti sta per arrivare su per le chiappe. Ok, faccio una cosa, vediamo un pochettino che cosa mi esce. Sì, tanto qua c'è roba in abbondanza. Cosa mi può uscire da qua dentro? Minchia, è pieno di roba. No, vabbè. No, non ci credo. La bambola di Barbie, oddio, bellissima. Oddio, perché c'è la barba? È perché quella non è Barbie, quella si chiama Barb. Ah, ho capito. Oh, madò. Minchia, un mitra. Che cazzo è tutta sta roba? Minchia, ma dove siete stati? In Vietnam, minchia. Peppe, ci abbiamo da fare. Quanto tempo puoi stare lì ad aprire le scatole? Me l'ho trovato qualcosa per te. Guarda qua. Sei un coglione, l'hai sfondato. Vabbè, non fa niente, comunque me la tieni. Minchia, una torta, grazie. Buon appetito. Aspetta che dobbiamo riaggiustare la scatola adesso. Oddio, cosa sta uscendo da qua dentro? Chi cazzo è quello? Mela, prendi la pistola, sta uscendo Satana.
In realtà no, avrei la torta sullo stomaco. Anzi, sopra lo stomaco. Vabbè, oddio, è vivo. Oddio, è vivo ed è morto. Sei morto, sei vivo. Non lo so, sta sanguinando di brutto. Faccio una cosa, appoggiamolo con delicatezza e continuiamo questo cazzo di box opening. Ma che cazzo? Minchia, un cactus. Mi sa che è il figlio di questo. Peppe, ti direi un consiglio. Sì, pure a te, minchia, pigliati un cerotto che stai sanguinando malissimo. Oggi vi faccio vedere come si medica cordon bleu. Perfetto, hai visto? Ma non stai sanguinando più, esatto. Mela, ti vuoi alzare? Minchia, questo è mezzo morto. Peppe, ne teniamo da fare. Levati Mela, che adesso ti faccio vedere come si fa a uscire. No, vabbè, una televisione, che canale sta facendo? Che cazzo ne so. Due zucche che si vogliono fare un melone, ecco che cazzo sto facendo. No, minchia, è il mio canale preferito, me lo vado a vedere subito. Ecco, ma mi metto qua, ecco, mi metto qua. E mi guardo la televisione. Perfetto, vediamo un pochettino che mi esce da qua dentro. Peppe, approfittiamone che tutti e due stanno distratti e andiamocene. Ma io non me ne voglio andare, voglio continuare a fare i box opening con lo... Mela, no! Ragazzi, ho trovato un regalino per voi. Ragazzi. No, se ne sono andati. Cordo ble, visto dove cazzo sono andati. Non lo so, comunque questo canale è molto interessante. Ok. Minchia, gli volevo regalare una cosa bellissima. Erano usciti un sacco di soldi da qua dentro. Dove cazzo sono? La tua foglia dove cazzo è? Peppe! Che cazzo c'è? Vattene tu. Ok. Cosa cazzo è uscito da qua dentro? Soldi. Ok, facciamo una cosa. No! Pigliate i soldi che io devo continuare ad aprire. Ok, mi sposto un attimo e devi togliere un attimo sto cadavere. Oh, vedete di non farmi arrivare cadaveri addosso mentre guardi il mio programma. No, non te li buttiamo. Capito, Mela? Minchia, è pesantissima. Perfetto, Mela, io continuo il box opening. Minchia, quanta cazzo di roba. Minchia, ma questi quando saranno 1 milione di euro? Non lo so. Vediamo questi, che cazzo sono? Ma sono dollari. E minchia, almeno se devi andare in America tieni già un sacco di soldi. Cioè tu mi stai dicendo che io adesso devo andare in America per spendere questi. Eh sì, tanto è bella l'America, è pieno di mignot. Faccio una cosa, tieniteli, io me ne vado a fare una pizza con Peppe. No, la voglio pure io. Vai, cordon bleu, vuoi venire? Finisco il programma e vengo. Sì, ok, fai pure la guardia alla scatola. Sì, faccio la guardia alla scatola. Oddio, ma che è sta scatola? Che è sti soldi? Minchia, me la porto con me la scatola, ma subito me la porto con me. Minchia, è pesantissima, forse è piena di roba. E finito il programma, adesso porto la scatola da Roberto e ce ne andiamo a mangiare la pizza con loro. Scatolina, scatolo. Dove cazzo è la scatola? Vabbè, non fa niente. Tanto quello che se l'è fottuta troverà delle belle sorprese. Comunque andiamo via la pizza, che è più importante. Vediamo cosa c'era dentro sta scatola. Oh cazzo!